Dimostriamo che la forza elettromotrice indotta è la circuitazione del campo elettrico. Per definizione la FEM, la forza elettromotrice, è il lavoro per unità di carica che compie il campo elettromotore su una carica positiva quando prende questa carica da un punto e la sposta facendogli fare un giro completo e facendola tornare al punto di partenza. Il lavoro che ha compiuto il campo elettrico diviso la quantità di carica che ha spostato, per definizione è la forza elettromotrice. Per definizione però il lavoro è la somma, cioè l'integrale, di tanti piccoli lavori infinitesimali che il campo elettrico compie intanto che sposta la carica di tutti questi passettini. In ognuno di questi passettini il lavoro infinitesimale che il campo elettrico compie, anzi la forza elettrica compie sulla carica, è dato da questa espressione, forza elettrica, prodotto scalare, spostamento infinitesimale. Poi vengono sommati, cioè integrati, tutti questi piccoli lavori e così si ottiene il lavoro complessivo L, compiuto dalla forza elettrica. Ma la forza elettrica sappiamo che è il prodotto Q per E. Q è la carica che viene spostata e che subisce questa forza elettrica e questa carica si semplifica con quest'altra. Perciò alla fine la forza elettromotrice è l'integrale sulla linea chiusa del campo elettrico, in pratica. Cioè è la circuitazione del campo elettrico. Dunque la legge di Faraday-Neumann e Lenz che abbiamo visto prima la possiamo scrivere sostituendo alla circuitazione del campo elettrico lungo la linea chiusa L semplicemente la forza elettromotrice. Dunque la rapidità con cui varia il flusso magnetico attraverso la superficie aperta di contorno L produce una forza elettromotrice indotta, che in pratica è la circuitazione del campo elettrico indotto.